Angelo Brutto, candidato Giovane Italia della lista PDL, appunto è il candidato più giovane alla Camera dei Deputati. Sì, il candidato più giovane della lista del PDL in Calabria, in quota Giovane Italia, il Movimento Giovanile del Popolo della Libertà. Il presidente Scopelliti, da coordinatore regionale del PDL, ha voluto dare un riconoscimento politico a questo movimento che da sempre, prima con Azione Giovani, oggi Giovane Italia, scende in campo al fianco del nostro partito, al fianco dei giovani. In Calabria finalmente una lista quasi completamente di calabresi, una lista qualificata, uno dei primi provvedimenti che il Popolo della Libertà calabrese porterà all'attenzione del nuovo Parlamento sarà quello della riforma della legge elettorale, perché noi non vogliamo più nominati. La rimonta è a portata di mano, il presidente Berlusconi grazie alle sue iniziative e alle sue credibili proposte sta portando il PDL di nuovo nelle condizioni di governare l'Italia. Dal punto di vista mediatico, rispetto a questa candidatura